Benvenuti o bentornati su Magia Oggi, il primo podcast di magia in Italia che porta puntate dedicate alla storia di quest'arte, alle vite dei maghi famosi, riflessioni sulla magia moderna e molto altro. Oggi parliamo di Thomas Nelson Downs, uno dei monete maghi che ha segnato di più la storia di quest'arte, fino ad essere definito il re delle monete. Nato a Garwin, in Iowa, il 16 marzo 1867, era il più giovane di sei figli. Di Thomas e Cordelia Downs, il padre, che era sovrintendente della contea di Marshall, morì quando Nelson aveva meno di un anno, e non ebbe mai una formazione formale in magia, ma già all'età di 12 anni era diventato un vero esperto nella manipolazione sia di carte che di monete, studiando totalmente da autodidatta. A 17 anni iniziò a lavorare come telegrafista nella ferrovia di Marshalltown. E la cosa interessante, che fa anche un po' sorridere, è che utilizzò anche il suo impiego per allenarsi con le monete. Infatti, fra le sue mansioni, c'era quello di chiudere giornalmente la cassa. E avendo ovviamente le monete in mano quotidianamente, iniziò ad allenarsi manipolandole. E arrivò ad affinare la tecnica fino addirittura a impalmare 60 monete in una mano. Intorno al 1890 venne poi ingaggiato nel celebre teatro Hammerstein di New York. Nel settembre poi del 1895 Downs lasciò il lavoro di telegrafista e iniziò la carriera magica. Nel 1897 in poi si concentrò solo sullo studio di monetomagia, ovvero la magia fatta solo con le monete, e a quel tempo era veramente raro. Anche se il vero successo arrivò solo nel 1899, dopo aver debuttato al Palace Theatre di Londra con il suo cavallo di battaglia, che era appunto il sogno dell'avaro. In breve, il sogno dell'avaro consiste nel produrre, apparentemente dal nulla, numerose monete, che poi vengono fatte ricadere in un secchio in modo molto rumoroso, nelle versioni più classiche che troviamo oggi, ma la versione che utilizzava Downs, e quella in realtà più antica, consiste nel far cadere le monete sempre in modo rumoroso all'interno di un cappello, che spesso Downs prendeva in prestito. Grazie appunto a questo effetto, gli fu offerto un contratto di 5 anni per 10 settimane ad ogni stagione. Dobbiamo poi ringraziarlo perché, grazie al suo successo, apre la strada a molti altri maghi connazionali, che a partire dal 1900 attraversarono l'oceano addirittura per potersi esibire come manipolatori all'interno dei vari spettacoli di varietà. E soprattutto con degli effetti che non superavano normalmente i 10 minuti. Per chi fa magia sa che i 10 minuti sono veramente pochi per introdurre l'effetto, fare il giusto prologo e portarlo poi a termine nel migliore dei modi. Si sente un po' la fretta in effetti, ma negli spettacoli di varietà quelli sono i tempi. La cosa comoda comunque era anche che potessero portarsi degli attrezzi piccoli da utilizzare, infatti dovendo andare oltre oceano, in un piccolo baule potevano trasportare comodamente dagli Stati Uniti all'Inghilterra e viceversa i vari strumenti per fare spettacolo. Dopo il debutto al Palace Theatre poi Nelson divenne uno degli artisti del vaudeville più pagato e calcò le scene mondiali per circa 10 anni, dopo i quali in realtà decise di ritirarsi in Iowa, dove ridusse ovviamente in modo notevole i suoi spettacoli e cominciò più che altro a esibirsi in occasioni molto particolari. Nonostante questo, scrisse diversi libri sulla magia, sia prima che dopo essersi ritirato dalle scene. Il suo primo libro è Modern Coin Manipulation, che fu pubblicato appunto nel 1900, e ancora oggi viene ristampato. Altri libri famosi che forse avrete sentito nominare sono Trick with Coins, del 1902, e il più classico The Art of Magic, del 1909. Negli anni vendette poi una gamma di attrezzi molto ampia, aprendo una sua casa di vaudeville in Main Street, a pochi isolati da casa sua. Nel 1912 infatti decise quasi di ritirarsi all'età di 42 anni, tornando appunto in Iowa, ma era solito ricevere diverse visite anche da maghi, in modo da rimanere anche aggiornato sulle ultime novità. Tra i più famosi visitatori c'erano Chung Ling Su, ovvero William Robinson, e Dai Vernon addirittura. Sembra poi ci fosse una intensa rivalità con Harry Houdini, che lo accusò addirittura di aver gestito un falso negozio di magia e di essere, oltretutto, nei guai con il governo federale per truffa. Sappiamo inoltre che nel 1896 Downs aveva fatto una intensa campagna contro lo spiritismo ancora prima della crociata di Houdini. Nelle sue lettere poi afferma di aver eseguito una fuga dalle manette diversi anni prima di Houdini e contestò anche aspramente la pubblicità che si faceva quest'ultimo. Sappiamo infatti che Houdini è molto più famoso di Downs per varie ragioni. Sicuramente tutti questi episodi poi hanno portato a incrinare quella che anni prima era stata una sorta di amicizia, facendola diventare una vera e propria rivalità. Sappiamo che Downs si sposò due volte, ha avuto un figlio nel primo matrimonio con Nellie Stone
che però purtroppo morì durante il parto nel 1895. Successivamente sposò Harriet Rocky il 3 giugno 1905. Si ritirò ufficialmente nel 1928 e nel 1935 venne organizzata una cena in suo onore. Morì però purtroppo 3 anni più tardi, l'11 settembre del 1938, a Marshalltown, a causa di un ictus che aveva paralizzato tutto il fianco sinistro all'età di 71 anni. Fu sepolto al Riverside Cemetery di Marshalltown e sulla lapide ancora oggi si può leggere King of Coins. Per tutti gli appassionati di monetomagia, questo è un mago assolutamente da recuperare, sia i suoi scritti che anche alcune molto rare clip che si possono trovare online. Provo magari a lasciarvi qualche link interessante in descrizione, perché sicuramente sono sfocati e la qualità non sarà al top, ma è interessante vedere quanto effettivamente cose che vediamo oggi, che riteniamo molto moderne, fossero fatte anni fa con un'eleganza e una semplicità, almeno apparente, incredibile. Su questa figura c'è veramente tanto da dire e sicuramente molto altro da scoprire. Vi invito per questo a visitare il sito e il blog di Leonardo Carrassi, che molto spesso poi porta approfondimenti interessantissimi su quest'arte, e vi linko addirittura all'articolo che ha scritto in merito a Downs, molto interessante, corto, tranquillissimi, quindi potete leggervelo in pochissimi minuti, non fatevi sfaticati. Detto questo, come al solito vi ringrazio per aver ascoltato la puntata ed essere arrivati fino a qui. Fatemi sapere se conoscevate o se appunto siete incuriositi da questa figura e da questo mago, e anche se fate magia con le monete e se vi appassiona, perché è un tipo di magia che sempre di più sta prendendo piede nell'era moderna ed è veramente molto versatile. Vi invito come al solito a recuperare le puntate precedenti, siamo alla terza stagione del podcast, mi sembra ancora incredibile, quindi avete un sacco di puntate da recuperare o che magari non vi ricordate, o se invece siete assolutamente in pari, beh, i miei complimenti. Mi avete sopportato veramente tanto. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Se avete richieste particolari o curiosità in merito a qualche artista o a qualche argomento che vorreste sentire trattato, fatemelo sapere nei commenti o in privato e cercherò di accontentarvi. Come al solito, buona magia e alla prossima!